Il segretario generale della CGIL Susanna Camusso è intervenuta venerdì scorso a Piediripa di Macerata per l'inaugurazione della nuova sede del sindacato provinciale, accolta da esponenti politici regionali e provinciali. La Camusso ha parlato di lavoro e ha avuto modo di incontrare i delegati delle tante aziende del territorio che stanno vivendo momenti di difficoltà e le fasi più difficili della crisi. Segretario, cosa diciamo ai tanti lavoratori delle Marche che, come tante regioni industrializzate, soffre questa crisi? Diciamo che bisogna continuare un'iniziativa intanto per difendere il lavoro che c'è, soprattutto per creare lavoro e perché il lavoro torni a essere il punto di riferimento della politica economica di questo paese, quindi degli investimenti. Pensiamo che il lavoro sia il punto da cui partire e pensiamo che questo governo, se vuole dare delle risposte a questo paese, dal lavoro deve ripartire. Invece, chi dice che non c'è bisogno né dei sindacati né di Confindustria? Sono quelli che ci hanno fatto perdere un ulteriore punto e mezzo di disoccupazione, sono gli stessi. Il senatore Monti, che forse qualcuno di voi si ricorda come presidente del Consiglio non molto tempo fa di questo paese, oggi ha pensato bene di dire che c'è una ricetta per uscire dalla crisi del paese: sconfiggere i sindacati. Ha citato casualmente una signora inglese che è stata al governo di quel paese per lungo tempo e che è passata esattamente alle cronache per questo, e ha spiegato, però per essere equanime, perché si è sempre vantato di essere equanime, ha detto deve sparire anche Confindustria. Così, come dire, la rappresentanza l'abbiamo cancellata e ci pensa lui. L'apertura di una nuova sede rappresenta comunque un momento di rilancio e un punto fermo da cui ripartire per rilanciare il tema del lavoro. Non c'è dubbio, l'apertura di una sede, di una nuova sede, è segno dell'insediamento, la risposta ai lavoratori e alle lavoratrici, e anche l'esigenza che abbiamo di avere sempre più la possibilità di incontrare lavoratori e provare a dargli risposte in una situazione così difficile. Cosa rappresenta questa nuova struttura a Macerata? Beh, rappresenta da una parte un segno di speranza per il futuro. Vogliamo dire agli imprenditori che bisogna avere coraggio, come l'abbiamo avuto noi, di investire, di pensare al futuro. La seconda, che è una sede per i lavoratori, che vedranno come è la camera del lavoro, cioè una sede dove si dovranno trovare a casa loro per difendere e tutelare i propri diritti, la propria dignità e il proprio salario.